confermatelo! È molto divertente, fare da esca è un vero spasso. Bravo Zed, ottimo lavoro, per una volta almeno. Non è finita, signor sindaco, è ora di dimostrarle la nostra ormai proverbiale efficienza anche in condizioni climatiche proibitive. Più neve, Ux, quella non è sufficiente! Sì, signor capitano, subito! Speriamo che non mi facciano fare la solita figuraccia. Tenente Proctor a rapporto, come programmato, vestito di tutto punto. Proctor? Che cosa ci fai qui? Ehi, Jones, hai visto? Non era Proctor. Quello era un borseggiatore vero. Coraggio, acciuffiamolo! Oh! Il professore aveva ragione, i suoi super sci non sono ancora perfezionati. Ehi, ma io non avevo chiesto un passaggio! Ci sei, amico! Ci sei un corno, così lo aiuterà solo a svignarsela! Fermateli con il bazooka speciale! Conta i colpi, Switchak! Prima palla, seconda palla, terza palla! Dove ho messo il rapporto del capitano? Non lo trovo più! Pause sulla traiettoria! Corri ad aiutarlo, ti copro io le spalle! Wow! House, va tutto bene? Certo, amico, tutto bene. Oh! Oh, Tawa, aiuto! Aiutami! Sarebbe questa l'efficienza di cui andava così orgoglioso, capitano Harris? Beh, si tratta di cosucce da poco, signore, un problema del tutto temporaneo. Temporaneo? Allora correggetelo, prima che diventi lo zimbello della nazione. Oh no, mi lasci spiegare, capo. Sono così contenta di vederti. Presto, Tackleberry, aziona il tuo fan bazooka. Con piacere. Va tutto bene, signor sindaco? A me sì, a lei no, capitano. Eric, ti affido l'addestramento di questi ragazzi. Fanne dei duri, mettili alla prova come poliziotti e come sciatori. Beh, posso provare, signore, certamente. Mio fratello ha una stazione sciistica in alta montagna. È un tipo disponibile, sarà felicissimo di aiutarci in nome della sicurezza di questa città. Bene, partite subito. Mi ha fatto fuori e si gode anche una vacanza sulla neve. Uscire da qui! Ragazzi, sono lieto di presentarvi mio fratello, come si chiama? Derek! Lei invece non è mio fratello Derek, è la sorella di mio figlio, la fratella. Cioè no, la madre, no, neanche, è la sorella di mio figlio, la figlia di mia sorella, o per farla breve, mia nipote Carlotta, mia Jenny. Piacere di conoscervi e benvenuti a Montagne Dorate. Oh, mi sono già innamorato. Beh, sono sicuro, ragazzi, che qui berrete tutti neve. Cioè, che qui starete tutti bene. Chiamo qualcuno che vi aiuti con i bagagli. Aiuto! Aiuto, aiuto! Era lui, l'ho vista! Sono sicuro, era lui! Si tranquillizzi, buon uomo, non la metta giù così dura. Non mi chiamo buon uomo, ma Corn, Popcorn. E se sono spaventato, c'è un motivo. Sì, anche voi sareste spaventati. Perché? Cosa ha visto? Ho visto l'abominevole uomo delle nevi. Era grande e grosso ed aveva più peli di una spazzola. Ti prego, Pop, non ricominciare con questa storia. È tutto vero, non ho le traveggole io. Lo Yeti è un mostro che spaventa tutti i turisti e che li fa scappare a gambe levate. Posso capirli? Imbattersi in uno Yeti spaventerebbe chiunque. È lui! Che cosa succede? Ah, lei non è il mostro, è mia figlia, la piccola Clementina. Piccola? Permettete che vi aiuti con i bagagli. Vav, che donna! Non siamo venuti qui per ascoltare vecchie leggende. Coraggio, disfiamo i bagagli. Bene, possiamo cominciare con alcune tecniche di salvataggio sulla neve. L'agente House si è gentilmente offerto volontario per la prima esercitazione. Non c'è alcun pericolo, almeno per il momento. Per prima cosa, occorre assicurarsi che la cintura sia bene allacciata. È necessario evitare all'infortunato qualsiasi brusco movimento per non compromettere l'operazione. Signore, guardi. Oh, santi numi! Bene, ci pensiamo noi. Qualcuno mi aiuti! Tieni duro, House, conta su di noi! Ho qualche altra possibilità? Oh, mi
Atterraggio d'emergenza! Fate attenzione, ragazzi, potrebbe essere pericoloso! Pronto per l'operazione Corno Desolato, mogliettina? Questo luogo sarà presto deserto! Sono contenta, ma sei sicuro che quegli sbirri non ci mettano il naso? Non ti preoccupare, mogliettina, se ci proveranno li convincerò a dovere! La signora Corn, mi dispiace non stringerle la mano! Peggio di così non potrebbe... Pausa, come va? Qualcosa di rotto? No! Dai, Jones, perché fai l'imitazione della sirena? Che cosa? Guarda che io non c'entro. Ah, allora sono arrivati Tuck e Cala. Per poco quello sbirro non ci metteva nei pasticci. Fra due minuti questa baita sarà una catasta di tronchi. Fra due minuti è il caso di affrettarsi, mogliettina, prima che sia troppo tardi. Cosa guardate, ragazzi? Impronte di piedi. Enormi impronte di piedi. Non è possibile, lo Yeti non esiste. Accidenti, questo costume da Yeti tiene troppo caldo. Non importa, piccola, ti dona così tanto. Kearney, aiutami a spostare questo coso e non chiamarmi piccola. Come preferisci, piccola. Mi dispiace, Kearney, te la sei voluta tu. La valanga, la valanga. Raggiungerai 10 metri di altezza quando sfonderà le pareti della baita di Lazar. Non sono Yeti, ma le gigantesche palle di neve esistono. Li abbiamo mancati. Papino ti sculaccerà per questo, puoi starne certo. Non dirglielo, sorellina, ti prego, ti scongiuro. Ti farò pedalare sulla nostra catapulta da neve, aspettami. Adesso capisco cosa provano i birilli da bowling. Ehi, guardate, è diretta verso la pista rossa. Là c'è il comandante Lazar. Nulla è più divertente di una partita a golf per passare il tempo sulle piste da sci. Se solo riuscissi a vedere la pallina in mezzo a tutta questa neve. Attenzione, comandante, la palla di neve gigante! Cosa? Quale palla di neve gigante? Quella, ti ringrazio, Mahoney. Era proprio quella di cui avevo bisogno, una palla di neve gigante che... Signore, va tutto bene? Sei tu, Mahoney? Sai, non credevo che fossi qui in tu... Pensaci tu, Hux. Noi dobbiamo fermare la palla di neve. Sta diventando una valanga. Oh. Ehi! Mamma! Papà! Avete visto? Non si parla con la bocca piena, Junior. Ma, mamma! Non hai sentito tua madre? Pigia sull'acceleratore! Non me lo farò ripetere due volte, Tenente Callan. Finché la barca va, lasciala andare. Mi occupo io di Pavarotti. Presto, all'entrata della baita. E usare un tronco d'albero come mazza. Mi hai letto nel pensiero, Mahoney. Pronto alla battuta. Hai fatto un eccellente lavoro. Come? Non ha travolto nessuno con quella palla di neve. Ah, non importa, figliuola. L'effetto è stato quello voluto. I turisti sono sempre più spaventati e questo giocherà a nostro favore. Ho finito di ricucire la tua maschera da Yeti, figlia. Provala. Molto bene, ragazzi. Possiamo tornare alla miniera d'oro adesso. Fra poco sarà ancora più abbandonata. Thank you.
suo anticipo, signora Dumont, e ci scusi ancora per i disagi che purtroppo le abbiamo procurato. Disagi? Ma mi faccia il piacere, lei chiama un disagio ruzzolare da una collina in mezzo agli alberi di una foresta? Vorrei poter fare qualcosa per lui. Oh, sì, anch'io. Beh, non c'è problema, colleghi, ci basterà trovare lo Yeti e poi catturarlo. Zed, voi tre tornate alla baita sulla collina e cercate le impronte del mostro, noi prenderemo gli sci. Questi cittadini non si dovrebbero mai intromettere negli affari di montagna. Qualcuno ha bloccato la sciovia, che sia stato lo Yeti. Non diciamo sciocchezze, lo Yeti non esiste, è solo una leggenda. Però anche le leggende a volte hanno un fondo di verità. Non agitarti, Zed, tanto questo siamo al sicuro. Spero tanto che tu sappia guidare una panchina, Swinchak. Visto che roba, è straordinario! Oggi è il nostro giorno fortunato! Aspetta a dirlo, Swinchak, dopo che saremo precipitati! Da dove siete piovuti? Non controllo più il gatto della neve! Ehi, guardate! Il cavo della sciovia è stato tranciato! Sì, è tranciato di netto. Chi può essere stato? Chi può avere tanta forza da spezzare un cavo fatto di solido ferro? Non ditemelo! Ah, ah. Yeti! Si salvi chi può! Eccolo lui! Inseguiamolo! Porterò questi sbirri a visitare qualcuno che non ama molto la compagnia. Dei due, uno. Oh, questa caverna è piena di tappeti. Siamo imbattuti in un orso! È stata l'ultima volta che li ho visti passare almeno tutti interi. Come non detto! Buongiorno, signor Yeti. La sa che le assomiglia tanto a un mostro orribile che trovo sempre nei miei fumetti? Pronto, Hux? Qui è Swinchak. Noi abbiamo trovato lo Yeti, però un orso ha trovato noi. Chiediamo rinforzi. Veniamo subito, ragazzi. Come siete esattamente, Basta? Qua sotto! Sarei felice se avessimo buoni ammortizzatori. Dove siamo finiti? È più importante sapere come usciremo. Forse io lo so già. I binari ci indicheranno la strada. Chissà se questi sbirri sono bravi nello slalom. Giocare un po' al piccolo boscaiolo. Andiamo, Zed e Swinchak avranno bisogno di noi. Ehi, aspetta un attimo, dove è finito il mio amico Jones? Salve ragazzi, sono quassù. La catapulta da neve è ormai finita, non è vero, Pa? Sì, però dobbiamo essere sicuri che funzioni bene. Non voglio che i poliziotti abbiano il tempo di mettere il naso qui dentro. Peppino, Peppino, quei piedi piatti hanno trovato la miniera d'oro, li ho visti io! Cosa? Ciderbolina, come è potuto accadere? Loro stavano cercando di catturarmi, papà, ma io li ho scaraventati nello sciatatoio della zona sud. Non c'è proprio nulla da ridere, Clementina. Hai seriamente compromesso l'operazione. Corna desolato, dobbiamo sbarazzarci di loro. È l'occasione per collaudare la catapulta a pedali. Posso farlo io, papino? Sì, dai. Perché proprio tu? Non sei mai stato molto abile con i tre piccoli meccanici. Ah, davvero? Sta a vedere allora. Hai visto? Sono abile oppure no? Avete dei nemici che vorrebbero mandarvi via? Non che io sappia. Tutti ci amano qui. Ah, sì, compreso me. Chi è costui? Oh, ma è nonno Lazar. Lui ha fatto costruire questa baita. Diceva sempre che qui avrebbe trovato una miniera d'oro.
Era anche un eccellente cartografo. È sua questa mappa. Che cosa indica questa grande macchia? Ehi, c'è una scritta qui sotto. Vediamo. Trovate dove si cela esattamente questo posto e troverete anche un filone d'oro nascosto. Vieni, Jenny, potrebbe significare la fine di tutti i vostri problemi. Forse ancora un'ultima sfarzamagliettina e questo carrello riporterà gli sbirri dritti dritti in città. Siamo rimasti senza carburante. Ux, rispondi, Ux. Deve essersi rotta quando siamo caduti in questa caverna. Cos'è questo rumore? Spostiamoci! Abbiamo perso il gatto delle nevi, ma abbiamo trovato un filone d'oro. D'oro? Allora, ragazzi, li avete trovati? Le tracce portano all'interno della montagna. Ma ci riesce difficile trovarli, non rispondono più alla radio. Si saranno intrufolati involontariamente nella miniera di nonno Lazar, la cui entrata dovrebbe essere qui. Tackleberry, aziona il fombazooka! Ricevuto, scioglieremo un po' di neve. Con questo aggeggio sarà un giochetto. Più potenza, Tack! Stiamo cercando una miniera d'oro! Roger! Aumento al massimo il raggio d'azione! Forza, piccola! Tira! Coraggio! Quante volte devo dirvi che non mi piace essere chiamata piccola! Uomo in mare, cioè io in mare! Ho gli occhiali, ma mi mancano le pinne! Non so nuotare! Non è il caso di imparare adesso, comunque usciremo per ferrovia. Ah, meno male che era vicino. Forse ce l'abbiamo fatta. Dio! Oh no! L'acqua ci sta raggiungendo! L'unica cosa è bere molto adagio. È inutile. Non troveremo mai la miniera del nonno. Era proprio qui, invece. Guardate l'entrata. Ed ecco Popcorn. Ecco lo Yeti. Non era lo Yeti, era Clementina. E spostati! Grazie alla scorciatoia li abbiamo superati. Non ci resta che sbarrargli il passo. Fa il tuo dovere, Tackleberry. Attenzione, la neve si sta sciogliendo sotto i cingoli. La strada è sbarrata, mogliettina. Fa inversione, si torna indietro. Oh no, guardate laggiù, ci stanno circondando. Oh, dobbiamo svoltare. Non ci resta che cercare rifugio nel fortino e resistere ad oltranza. Mostriamo a quei cittadini di cosa siamo capaci. Siete circondati, brutti furfanti. Venite fuori con le mani alzate. Fuoco. È ora di far saltare in aria i loro piani. Wow! Tiriamoli fuori prima che diventino poliziotti surgelati. Oh! Mangia più mentine! Che ne dici di un bel piatto di popcorn? Sì, l'idea mi sfagiola. Grazie dell'aiuto, ragazzi. Siete stati fantastici, bravi. Avete salvato la nostra baita. Dovere, ordinaria amministrazione. Jenny, usciamo insieme stasera? Perché no, Kerry? Fantastico. Che ne dici di andare al cinema? Per me va bene. Basta che non ordini popcorn durante la proiezione.